Ha ragione l'onorevole Del Rio quando dice che Salvini in realtà nei 14 mesi in cui è stato ministro dell'Interno non ha rimpatriato i 600.000 promessi in campagna elettorale, poi improvvisamente sono diventati 90.000, poi non se ne è parlato più. Insomma, qui è una bella gara a chi gestisce peggio il fenomeno dell'immigrazione, o no? Ma innanzitutto è evidente che è difficile rimpatriare dalla sera alla mattina 600.000 persone, perché molti accordi non ci sono e quindi vanno costruiti. Certo che se l'Europa tutte le volte che deve costruire degli accordi, perché gli accordi li dovrebbe fare anche l'Europa, non ci sta, allora è difficile riuscire a poter fare questa operazione. Però il tema, vede, è molto semplice, e cioè bisogna innanzitutto affermare che l'arrivo di nuovi immigrati, invece che cosa si fa? Si vuole fare una sanatoria sostanzialmente, perché di questo si parla, di tutti quelli che sono qui. Quando prima Giannini, per esempio, parlava dell'abolizione del permesso umanitario, allora esistono diversi tipi di permessi, cioè c'è il permesso ovviamente di chi fugge da una guerra e quindi ha diritto all'asilo politico, e c'era una sorta di permesso che invece veniva concesso in via transitoria. Quel permesso era la scappatoia con cui moltissimi entravano in Italia, pur non avendone diritto, pur essendo magari anche persone che non fuggivano da alcuna guerra, pur essendo anche persone magari che poi commettevano dei reati, perché ne abbiamo avuti anche da questo punto di vista. Ricordo per esempio lo stupratore di Rimini, che era stato Sì, ma accolto in con un quale permesso momento si deve umanitario. Lo decidere? sparo, Scusa non è Maurizio, vero? scusami, ma in quale momento va deciso se Sì. hanno diritto o non diritto? Cioè, questo è il punto, no? Perché Beh, allora non farli nel momento arrivare. in cui si capisce che non sono. E nel momento, ma poco fa Graziano Del Rio ha detto: no, ma noi dobbiamo governare i flussi avendo nome e cognome, quindi vuol dire che tutti quelli che stanno arrivando bisogna rimandarli indietro, perché non si ha nome e cognome di quelle persone. Ma guardi, Sono dottore, persone che però vengono lasciate dagli abbiamo scafisti in fatto mezzo qualche al passo mare avanti, e eh? dopodiché vengono salvate dalle ONG e arrivano qui. Non le abbiamo scelte noi. Quindi i flussi di cui si parla sono una pura invenzione. Quel flusso lo determina lo scafista che porta quelle Ma in persone. Quindi realtà non lo determina il governo. abbiamo Del fatto Rio? un grande